È iniziata con la diffusione in aula dell'inno nazionale la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale di Gioia Tauro al vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto. Queste le parole del sindaco Aldo Alessio. Sul luogo stesso del supplizio, dove per barbara rappresaglia era stato condotto dalle orde naziste insieme con 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione, pur essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così, da solo, impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell'arma. Quindi noi ci dobbiamo essere riconoscenti a quest'uomo, a Salvo D'Acquisto, che era un carabiniere, era un uomo, era un italiano e ci ha dato un grande esempio a noi tutti per fare in modo che la società che andiamo a costruire giorno dopo giorno sia una società migliore rispetto a quella di ieri e a quella che lo stesso Salvo D'Acquisto aveva conosciuto e che lo aveva portato anche ad essere ammazzato dai nazisti per una colpa che non aveva, per un reato che non aveva mai commesso. Ci terrei però a rivolgermi sia ai ragazzi di terza media che ai ragazzi di quinta elementare per spiegare perché siamo oggi qui dopo 80 anni a ricordare Salvo D'Acquisto. Perché il 23 settembre del 1943 è stato fucilato nei pressi di Roma, a Torre in Pietra, ed oggi sono passati appunto 80 anni. 80 anni dalla morte e a ottobre ricorre anche la nascita di Salvo D'Acquisto. Salvo D'Acquisto era un ragazzo, perché fondamentalmente a 22 anni non so come si possa chiamare una persona se non un ragazzo, non si è ancora uomini, eppure a 22 anni la responsabilità gli è caduta sulle spalle, perché si è trovato, come anticipava il sindaco, la dottoressa Caracciolo, a dover prendere una decisione molto più pesante di quelle che le sue spalle erano in grado di sostenere. E non so, ed è una domanda che non ha una risposta, perché ognuno di noi dovrebbe trovarsi in quei momenti per dare la propria risposta a una situazione del genere, non so quanti di noi, me per primo, avrebbero il coraggio di prendere questa decisione e sostituire col sacrificio della propria vita la vita di altri, salvando la vita per salvare la vita di altre 22 persone.